Ciao! Ciao a tutti! Ciao Lara! Ciao Marta! Ciao! Ciao ciao! Ecco Cecilia! Aggiungiamo... Allora... Ciao Noemi. Ci sono? Ciao, ci sei? Yay! Ehi. Ciao a tutti, come state? Ciao Mimma. Ehi, ciao, ciao. Allora, come va? Tutto Chi è? Bene. a posto. Bene, qua abbiamo avuto una bella giornata bigetta, ma almeno non fredda, quindi ci siamo salvati. E niente. Si continua in questa zona gialla. Che dobbiamo fare? Beh, dai, già il fatto di essere in zona gialla è già una magra consolazione. Sì, non ci lamentiamo, infatti. Sì. Allora, Complimenti. stasera volevamo provare a ad aggiungere il box domande alla nostra diretta. Cosa ne dici? Ci proviamo. Io quando ero Allora ospite di spiegare. che aspettavo di entrare, Marta, ho visto che l'icona sotto, che loro vedono, è di una nuvoletta, tipo quella del fumetto, con dentro un punto di domanda. Eccola qua. Quindi dovrebbero essere in grado di cliccare lì e mandarci, scrivere la domanda e mandarla. E tu, che hai aperto la diretta, dovresti riuscire a vedere. Io quest'icona la vedo e vedo anche delle domande che sono state fatte. Aspetta che Ok. mi metto le Ho la farfalle. possibilità di Ecco. schiacciarle, di cliccarle per poterle mostrarle a tutte le persone connesse. Vogliamo fare una prova? Ok. Sì. Aspetta che mi aggiorno. Vediamo se riesco a mandarla dall'altra parte. Se la riesco a vedere anch'io. Sì. Aspettate Ok, ciao Paola. che. Allora, proviamo con una domanda che è stata fatta. Ecco. Ah, la vediamo. Sì, questa è Noemi. Ok, allora, premesso che se avete altre domande potete quindi farle tramite l'icona del fumetto col punto di domanda che vedete nella chat. Quindi se È avete... visibile a tutti, quindi Esatto. rimarrà. Adesso, se ci clicchiamo sopra, prova a cliccarci sopra. Non so se scompare e appare quella No, successiva. devo proprio eliminarla. E poi andare a prenderne un'altra. E però una volta visualizzata la prima, non posso più riprenderla. Ok, quindi bisogna rispondere alle domande man mano che le Esatto. visualizziamo. Ok. Noemi già ride perché stiamo sperimentando sulla sua domanda. Meno male che non ha scritto boiate. Ciao Manu, tutto bene? Tutto bene, Manuela? Lei già hai visto, tutta già presa da tutte Super. le operazioni dell'anno, si prepara. Brava, bravissima. Ciao Melissa. Eccoci qua. Allora. Allora, iniziamo quindi con l'argomento. Vabbè, iniziamo a introdurre l'argomento della domanda di Noemi. Francobolli, dai, vai, vai, sì. Francobolli. Allora, avevamo lanciato questo assist la scorsa settimana per così come una sorta di provocazione per inondare le poste italiane con i francobolli a tema calligrafia, perché c'è la possibilità appunto di proporre un tema, un argomento entro il 31 di maggio, se non ricordo male,
di ogni anno in modo che possa essere valutato come lo sviluppo di una possibile missione per l'anno successivo. Questa proposta la possono fare tutti, noi abbiamo approfondito un po' l'argomento e prima sulla comunicazione del sito di Poste Italiane, poi direttamente nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico e abbiamo un po', riassumiamo un po' il discorso dicendo che sì, c'è la possibilità per tutti noi di mandare una eventuale proposta di argomento, quindi calligrafia e anche di possibile design, con la premessa che però poi alla fine tutto il discorso grafico, quindi di progettazione finale, di bozzetto finale, sarà poi comunque in mano alla Zecca di Stato, perché è lei che comunque ha tutti gli organi interni predisposti per far sì che tutto sia a regola d'arte, secondo gli standard richiesti dal Ministero, eccetera, eccetera. Quindi potremmo anche valutare la possibilità di mandare comunque le nostre proposte entro il 31 maggio. Ad un indirizzo che viene indicato, che è l'indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Ufficio Gabinetto di Roma, entro il 31 maggio, una bella lettera scritta magari a mano con con un bozzetto scritto con la nostra calligrafia. A quel punto possiamo dare sfogo alla nostra fantasia. Sì. Quello che dicevamo oggi con Marta è che crediamo che sia importante che tutte le proposte che mandate adesso, se le volete fare da sola, se lo volete fare insieme ad un'amica, vi mettete insieme in qualcuno, eccetera, però preparate una bella lettera di presentazione, perché la gente non sa che cosa c'è fuori nel mondo della creatività. Quindi è giusto che uno dica studio questo, studio quell'altro. Credo che potrebbe essere interessante, potrebbe essere bello. Vogliamo dei francobolli a tema calligrafia e richiedete e date le vostre ragioni. Le lettere di presentazione sono importanti, quindi. Fanno capire a chi magari non lo sa che fuori c'è un mondo di persone appassionate della stessa cosa. Quindi facciamogli capire la nostra presenza, la Esatto. nostra sana presenza. Poi Mm-mm. alla fine andiamo a promuovere un'arte. Tutto Esatto. sommato, che fa parte anche della nostra storia. Fuori dalla busta scrivete e anche nella lettera hashtag io scrivo a mano oppure chiacchiere, insomma. Usate quello che volete, ma basta che sia inerente alla calligrafia e che sia un hashtag che possono cercare, perché vogliamo che le persone che aprono la lettera e che valutano, vedano e possano cercare nei social le tracce di quello che gli stiamo dicendo, no? Io mi Quindi. metto un po' nei panni delle persone che apriranno queste lettere, che riceveranno queste lettere, perché immagino ci sia una persona fisica che farà questo lavoro. Ma anche più di una, probabilmente. Esatto. E quindi, aperta una lettera, aperta la seconda, aperta la terza, magari uno inizia a farsi qualche domanda. Esatto. Noi Per ci capire speriamo. il meccanismo. Secondo me vale la pena provarci. Ci proviamo, iniziamo quest'anno. Se non ci accettano, lo rifacciamo l'anno prossimo e vediamo chi la vince. Che la dura la vince. Vediamo come finisce. Bene. Comunque, niente, se qualcuno ha qualche dubbio, vuole qualche informazione in più, qualche confronto a riguardo, noi siamo a disposizione per capire un po' come muoverci, tenendo Sì. un po' una linea comune, un minimo comune denominatore che ci faccia identificare un po' tutti. Sì, sarebbe bello, sarebbe molto bello. Intanto, Marta, quello che possiamo fare è mettere nella descrizione della puntata di stasera il link, per
per il, al bando, sì? Al sito di Poste Italiane, che poi rimanda al Ministero dello Sviluppo e dell'Economia. Così vi andate a leggere, se avete, insomma, prendetevi un pochino di tempo, con un po' di pazienza vi leggete le cose. Bene, allora, invece, la cosa che vorremmo fare questa sera è derivata da una cosa buffa, e però è una cosa che ha portato a una cosa importante. La cosa buffa, nel senso, insomma, buffa, diciamo buffa, è che questa settimana, scrivendo una lettera, ho sbagliato l'entrata in una lettera, la connessione tra una lettera e l'altra. Volevo fare una forma di lettera dopo, ma ero distratta perché pensavo a tutt'altra cosa e sono uscita dalla lettera prima con un'uscita così, ad minchiam, proprio tanto per dirla. È arrivata lì, ho detto, oh porca. Allora, adesso? Esatto, adesso. E mi sono dovuta inventare, ok, una cosa e ho recuperato. Però non si tratta del, nel senso, la parola è uscita anche normale. Però mi ha fatto pensare questa cosa, no? Mi ha fatto pensare, e anche in relazione a quello che ci eravamo detti la settimana scorsa, dei due tipi di R, come la colleghi con la O, prima della O, dopo la O, eccetera, no? Ciao Ale. E vorremmo quindi questa sera parlare di rallentare, primo per dare il tempo al cervello di pensare a come collegare le lettere. Questa sera ci concentriamo un pochino di più sul monolinea collegato, ok? Quindi rallentare, ma anche prevedere in anticipo quale forma, quindi pensare bene in anticipo a quale forma vogliamo fare nella nostra lettera, nella nostra scrittura, perché quella forma determinerà il tratto che uso per avvicinarmi a quel punto. Allora, giriamo, adesso ho detto un sacco di cose, giriamo la nostra telecamera. Tradotto in andiamo a metterla sulla carta. Esatto. Questa cosa, aspettate che io come al solito c'ho. Allora, vediamo se riesco a girare. Allora, vedi come nessuna, mi viene in mente la scorsa puntata, quando la ragazza che ci ha fatto questa domanda della legatura della O e la R era quasi in imbarazzo perché diceva scusate, scusate, ma vedi come nessuna domanda davvero è inutile, perché banale, no, assolutamente da quella no. Domanda, da quel ragionare sulla legatura, vedi che ne è scaturito l'argomento di questa sera. Allora, io adesso devo capire come girare il telefono per essere orientata come te. Ma come lo stai tenendo? Ah, forse ci sono arrivata. Vediamo. E che domande che mi fai? Come faccio a spiegarti? No, perché qua, almeno che la gente non si ubriachi, forse così. Sì, credo così e poi, ok, siamo più o meno allineate? Più o meno. Credo di sì, Dani. Più o meno. Io non riesco a capire però se ho esagerato con lo zoom, forse posso, forse così è meglio. Va bene. Allora, due righe di riscaldamento? Sì. Giusto per entrare un pochino nella serata. Ok. Allora, dici intanto come va la tua penna magica, dai. Stai continuando a usare la penna? Sto continuando perché mi è arrivato il gatto. Giù dalla scrivania, forza. Ah, allora non sono solo io. Che cavolo. Allora, vediamo la luce. Ok. Va meglio. Che sta fiondato il gatto.
Catafiondato, perfetto. Allora. Sì, io continuo ad usare questa penna perché, allora, non so se è una sensazione solo mia, ma visto il livello di nerditudine, dei nostri incontri, credo di non essere la sola. Quando ho un nuovo strumento, quasi mi sembra di scrivere meglio. Vero? Sì, confermo. Forse perché sono più concentrata, sono più... non lo so, lo sento diverso, la reazione è diversa dai soliti strumenti che magari utilizzo, ho utilizzato fino a quel momento. L'inchiostro fluisce in modo diverso, quindi è una sensazione più accattivante. Non lo so, non te lo so dire. È molto più piacevole, no? È Sì? proprio il gusto. A me capita così. Quando c'è una penna che non mi soddisfa, scrivo molto male. È proprio l'esperienza anche, come posso Sì. dire, tattile proprio, no? Sì. È anche il tatto che, sì, assolutamente, confermo. Oh, meno male non sono l'unica. No. Ah, nel frattempo che noi scaldiamo un po' la mano, facciamo la nostra, non so dove sono arrivata, ok? La nostra stringa per riscaldarci, anche se stiamo parlando, cosa che non andrebbe fatta. Abbiate pazienza, però se no una diretta in silenzio è un po', Beh, come sì. dire, no, non ha senso. Voi usate la nuvoletta, il fumetto in basso con il punto interrogativo dentro per mandarci le domande se volete vedere qualche collegamento, avete dei dubbi, non lo so, questo tipo di cose. Così prendiamo spunto e ne parliamo molto tranquillamente, molto in Comunque, serenità. la cosa bella è che vedo proprio utilizzare il corsivo, l'italico monolinea. Cioè, vedo proprio che le persone che sono con noi in queste sere si divertono ad utilizzarlo. Bello, È una sono cosa molto contenta. davvero proprio bella da vedere. Molto, sì. Adesso vorrei sapere anche. Quanti proprio nello scrivere anche semplicemente la lista della spesa si sforzano magari di scriverla in corsivo monolinea? Ah, qui vengono fuori. Dai, vediamo chi. Poi un giorno dovremmo anche far vedere la nostra scrittura quotidiana. La mia è molto di diversa. Molto, molto, sì. No, diciamo che alcune caratteristiche le mantengo, però è ovvio che è fatta Allora, in un altro la mia modo, scrittura quotidiana, prima di iniziare a fare calligrafia, era diversa da quella che è adesso. Perché, dopo aver iniziato a fare un po' di calligrafia, comunque ad avere quella accortezza magari nel segno e nel tratto, anche la calligrafia, anche la scrittura quotidiana comunque viene un pochettino influenzata. Non cambia Sì. radicalmente perché ricordiamo che sono due cose diverse, la pratica della calligrafia e la scrittura e la nostra grafia Sì, quotidiana. Sono proprio due assolutamente. cose diverse. La calligrafia è un po' come parlare una lingua straniera, cioè la impari con le sue regole e la applichi. Mentre la scrittura quotidiana è la tua Sì, scrittura Emanuela ci sta quotidiana. confermando che lei sta usando di più il corsivo. Bene, bene, bene. Nel frattempo, io non vedo se arrivano domande, ma stanno arrivando le domande. Eccone, guarda, oh, ne è arrivata una. L'abbiamo chiamata? Noi abbiamo. Baby, allora, beautiful colors and script. What pens and ink are you using?
Bene. Ok. Allora. Aspetta che recupero l'inchiostro. Allora, intanto che tu recuperi l'inchiostro, comincio io in inglese e poi lo traduciamo in italiano. To answer your question, I'm using TWSBI and it's the Diamond 580. And my ink is a mix of turquoise and black. Quindi sto usando una TWSB. Diamond 580 e l'inchiostro è un mix di turchese e nero. Ok. My pen is a very entry level fountain pen from AliExpress website. It's a very cheap entry level fountain pen, and I'm using this ink, Diamine inks in purple claret colors. Conosciamo la penna stilografica che ho fatto vedere la scorsa settimana, è la penna proprio entry level presa su AliExpress, con questo inchiostro preso da Stile Stile. Sì. Anche io ho colorato, ho mixato il diamine. I've mixed the diamond turquoise with the black as well. I use very often these inks. A me piacciono i colori della diamine, poi adoro il fatto che le bottigliette sono piccoline, posso cambiarle spesso perché hanno un prezzo accettabile, insomma, Sì. tante cose. Permette di giocare un po' Tante cose, con i tante cose. Bene. colori, rendere anche la pratica un pochino più leggera e divertente. Sì. Va bene, allora se non ci sono domande. Ok, ne abbiamo un'altra di domanda. Eccola qua. Federica. Se non ricordo male, acqua e colore. Che inchiostro o carta consigliate per creare un biglietto dove la scritta sia netta e non si spanda? Le carte sono un argomento infinito. Le carte sono un gran punto di domanda, però allora già scrivi che devi creare un biglietto, quindi se devi creare un biglietto, il consiglio è quello di tenere dei campioni di carta e fare delle prove su dei campioni di carta prima, di modo che se tu devi fare un progetto, un piccolo progetto, un biglietto, sai già la reazione di quella carta ad un determinato inchiostro. Secondo me non c'è una risposta giusta a priori, ci sono le prove che tu fai prima di affrontare il progetto definitivo. In generale, guarda, io allora, se parliamo di carte o biglietti commerciali, io parto sempre da una busta già fatta, in modo che poi la card interna la adatto a seconda della misura della busta. Le buste con cui si lavora meglio, secondo me, quelle, vabbè, la Conqueror. J.Lalo, queste marche qua, anche l'Agmund fa ottima carta e ottime con cui si possono fare ottime buste, però diciamo quelle che trovi già fatte hanno dei formati abbastanza standard. E poi aspetta, ti prendo queste qua, per esempio. Aspettate che ce l'ho incastrata. Ok. Allora. Questa qui, per esempio, è una busta della Conqueror in color melanzana. Le riconosci, Federica, perché hanno dentro un leone. Adesso io non credo che voi riusciate a vederlo Si qui. intravede, sì, si Si intravede intravede, qualcosa, vero? Ah, sì. ok.
Questa è quadrata, un formato, boh, sarà 13 o 14 centimetri, adesso se vuoi te la... Sono abbastanza comuni, no, questa è 17, è un pochino grandina. E sono quelle che ho usato per i biglietti, alcuni dei biglietti di Natale. Altrimenti avevo... ci sono anche dei biglietti più generici. So che questi due qua, che sono rovinatissimi... Li avevo presi tanto tempo fa sul sito della Finetech, quando avevo fatto un ordine di pastiglie, e loro hanno una piccola selezione di buste con il biglietto coordinato. E questi non so dirti di che brand sia né la busta né la card interna, però ti assicuro che reggono benissimo l'inchiostro. Quindi, nel caso ti capiti, insomma, di fare un ordine da loro. Di pastiglie dalla Coliro, sappi che quelli che vendono loro sono buoni. Non hanno tantissimi colori. Io avevo preso questi due giusto per provarli: un nero e un grigio molto scuro. Beh, Però questo regge bene. c'è anche da dire che se si utilizzano le penne gel Vai un po' su tutto. è molto probabile che tu non abbia difficoltà con nessuna carta. Sì, Quindi. probabilmente però Federica voleva un consiglio anche per poterci usare, non so, gli inchiostri, le tempere, tutte queste cose Esatto. qua, quindi... Le penne stilografiche, l'inchiostro per penne stilografiche tendenzialmente è sempre un pochettino più liquido, quindi quello che potrebbe darti forse magari più problemi. Perché poi con il pennino puoi utilizzare una gouache, puoi utilizzare magari un inchiostro un pochino più meno liquido e quindi le difficoltà magari potrebbero diminuire. Diminuire. Sì. E Sì. invece Alessandra Sozzo, buonasera, grazie a voi. Vi chiedo se state scrivendo in corsivo italico. Sì, un corsivo monolinea basato sulle forme dell'italico. È arrivata nel frattempo anche la Elena Canali, che è uscita dal libro su la prevenzione dei sismi e che cosa è rimasta tutta la settimana intrappolata nelle procedure ministeriali. Povera. No, poi uno dice studio architettura perché mi piace progettare case, fare... Sì. Poi Sì, entrano a sì. gamba tesa tutte le Progetta, normative. progetta, sì. Entrano a gamba tesa tutte le normative e è finito il divertimento. Esatto. Resta fissa la domanda, non vedo più la parte bassa. Allora, io la domanda l'ho tolta, fatemi sapere se... No, adesso non si vede più nemmeno per loro, perché io sono collegata dall'altra parte. Sì, però in effetti fino a che Marta non la toglie, rimane fissa sulla parte sotto. E la cosa strana è che questo comando ce l'ha solo chi inizia la diretta. Quindi Ok, quindi bisogna farla vedere, poi Marta dopo la stasera è la vedo. regina del telecomando, in pratica, come succede a casa mia. Chi arriva prima sul divano al potere. La carta d'acquerello Arche 100% cotone va bene con gli inchiostri. Io non la uso mai, quindi non ti so rispondere. E io anch'io non la uso, però se è carta d'acquarello avrà sicuramente una tenuta, però bisogna vedere la grana. Non so. Ah, ma è Alessandra Cattaneo che fa queste domande Sì. così. Ah, così, arriva. Fantastico. Va bene, scriviamo qualcosa Marta però, perché altrimenti continuiamo a fare solo delle stringhe di alfabeti. Allora, dicevamo di prepararsi alla lettera che segue, no? Prendiamo per esempio una legatura
Anche abbastanza una I e una N. Allora, è diverso se io faccio la N con la forma tipica dell'italico, questa qua, o se gli voglio dare un pochino di carattere corsivo in più e quindi entro con l'arco alto, però sempre mantenendo uno scheletro della N molto corsiva, quindi con l'uscita nella parte alta, tutte queste cose qua. È ovvio che entrare in queste due lettere è diverso, no? A seconda della forma. Proviamo a vederlo. Vai, Marta. Un IN che può essere anche AN, insomma, arrivandoci con il tratto basso. Allora, IN, Primo la I caso. legata alla N nel caso in cui la N non abbia l'ingresso alto, ok. Allora. E qui lo abbiamo fatto, scusate, senza modificare lo scheletro della mia I. Basta solo che continuo il tratto per farlo congiungere con la stina della N, no? Quindi qui non abbiamo modificato niente della struttura. Adesso, Marta, ci scrivi l'altra legatura? Eccola qua. Oh. E per fare questa, La I rimane invariata, sempre il suo tratto di uscita, però deve alzarsi un pochettino perché deve entrare dall'alto, no? Deve avere una sorta di legatura indiretta, cioè deve entrare dolcemente dall'alto nella lettera N, che poi anche lei mantiene comunque il suo scheletro. Che è sempre basato su. E quella lì che ha fatto Marta, la seconda legatura, anche se è messa in un'inclinazione diversa, è una compound curve, quella che gli americani chiamano compound curve. Abbiamo anche bisogno di un pochino di spazio, no? Per farla, un pochino di spazio in più per farla. Sì, allora, a differenza del primo caso, il tratto di uscita della lettera I ha solo una piccola curva del tratto di uscita e poi ha un angolo Si proprio stende. acuto, proprio ha uno spigolo Sì. in questo frangente. Quindi non ha bisogno di tanto spazio. In questo punto è già collegato alla N. Nell'esempio numero 2, la curva che devo fare per collegare le due lettere è duplice, quindi una curva di uscita dalla I e una curva di ingresso nella N. Questo necessita di un pochettino più di spazio di manovra. Sì. Io per esempio la legatura della prima N la faccio più bassa rispetto a te. Non arrivo fino allo spigolo, faccio la mia I e poi lo faccio collegare più o meno alla stessa altezza dove poi esco Con con... Sì. l'arco. Sì. Perché ho la sensazione che se vado fino in cima, poi mi allargo troppo e perdo la larghezza del mio modulo. Però è solo una mania mia, nel senso un'impressione mia. E comunque questo modo di collegare può essere una variazione interessante, nel senso non deve essere per forza co come lo faccio io. Ecco. Questo non mi viene naturale. Beh, è anche bello ragionare su queste cose, eh? Quindi valutare Sì. come uno tende a scrivere per poi capire il perché e il come
si differenzia rispetto magari alla variante di qualcun altro. Quello, sì, quello che è decisamente importante invece è non fare quello che vi ho detto che è capitato a me, cioè che uno scrive, non ci pensa ed esce con, da una lettera in modo non sconsiderato, però veramente senza pensarci, no? E poi ci si ritrova con un tratto che non ci consente di fare una certa forma dopo e dobbiamo ripiegare. E recuperare la situazione. Quindi, se devo pensare a entrare in questa N, a me almeno capita questa cosa, e devo fare questa cosa qua, io ci comincio a pensare da qua, perché quando sono qua in fondo, sono già molto in ritardo con il pensiero. Cioè, se ci arrivo qui, la mano già non si prepara bene. Devo cominciare da questo punto qua a pensare a che cosa ci sarà dopo, in modo che mi preparo per tempo. E questa cosa è super importante e si fa solo rallentando. Vero. Se prendo velocità, è la fine. Vero. Già il tratto che tu hai fatto dopo i due segni, dopo le due legature che hai fatto a matita, i due esempi che hai fatto a matita, hai fatto un tratto a penna molto veloce. Ho Okay. Se quello fosse il tratto di uscita della I, saresti una sola obbligata brava, a fare, no, a non potrei più fare. fare sta cosa qua. Esatto, quella Cos'è? cosa lì Cioè, non la potresti più fare. Se avevi esce un intenzione di fare mostro. quello, non la puoi più fare. Esatto. Lì ho proprio solo, mi sono chiusa tante strade. Posso fare solo questo. Non posso più andare a fare l'altra cosa. Sì. Diverso invece, per esempio, nel adesso perché stiamo ragionando sulla N, però se ci arrivo nella N da una lettera con legatura alta come la O, la vita ti si semplifica una cifra, nel senso che uscire dalla O, almeno nell'italico, quando la voglio collegare, è solo che posso mettere una puntina, oppure, e questo è l'inizio della mia N, oppure farlo un po' più morbido. Voglio dire, la differenza è poca, no? Quindi con le legature alte sono un pochino più facilitata in questo caso. Esattamente. Però ecco, ragioniamo, cioè non affrontiamo la parola, la frase con la fretta dello scrivere, ma valutiamo, cioè ponderiamo cosa stiamo scrivendo e come lo vogliamo scrivere ragionandoci prima. Sì, e questo poi ci dice quanto è importante che quando uno si siede deve esserci con la testa, no? Devi proprio pensare a quello che stai facendo, altrimenti butti via il tempo. Ecco perché dicono che anche mezz'ora, ma fatta con criterio e fatta bene, vale più di ore e ore passate a pasticciare sui fogli, cosa che a me personalmente è successa. Ho fatto dei periodi in cui veramente buttavo inchiostro sulla carta senza ragionare e poi finalmente boh, è successo un click nella testa e ho cominciato a fare le cose diversamente e dopo tutto ha funzionato. Beh, sì, quando realizzi che è più la qualità del tempo piuttosto che la quantità del tempo che passi sulla tua pratica. Anche, sì. Ma non lo so in Anche realtà. perché, vabbè, anche perché comunque il tempo che abbiamo a disposizione cioè è poco sostanzialmente rispetto a tutta la giornata lavorativa, eccetera, eccetera. Decisamente, sì. Quindi forse dopo un po' uno tende a cercare di sfruttarlo, di ottimizzarlo al meglio. Quindi Non non lo so, so è se. un invito che facciamo di cercare di ottimizzare ponderando meglio la nostra pratica. Va bene, allora tu che. Allora ci hanno scritto: Oddio, potete stile. disabilitare.
stare, gli adesivi coprono troppo la diretta video. Io, francamente, Io non ho non abilitazione ho nulla. usato adesivi. Ah no, ok, ma gli adesivi forse intendeva la domanda? Forse. Ricordiamo che per la parte sotto dello schermo, se volete, potete ridurre i commenti facendo un clic al centro dello schermo. Sì, vi si Quindi, minimizzano. esatto, ne vedete semplicemente uno di modo che ci sia più spazio per vedere la parte inferiore dello schermo. Forse magari intendevi quello. Poi invece il discorso è diverso se io scrivo in monolinea tutto staccato, ma insomma questo non era l'argomento di stasera. Con le grazie, senza le grazie, sono tutte variazioni che potete sperimentare. Beh, certo, però un monolinea non legato come quello che stai facendo tu, ma con le grazie, fa capire bene il tragitto che deve fare il tratto di connessione tra una e l'altra. Ah sì, qua per schematizzare diciamo che se uscendo da qui volessi andare, no scusate, uscendo da questa I volessi andare in questa N, dovrei intanto ricavarmi lo spazio per farlo. Quindi questa N qua da qui si dovrebbe spostare diciamo almeno qui, Esatto, sì. no? Per entrare bene e darmi lo spazio. Sì, questi ragionamenti qua servono poi anche a fare delle prove staccato, attaccato. Sono tutte cose Tipo, che. avete mai provato a scrivere la stessa parola, in stili diversi, cioè non in stili diversi, con variazioni diverse, quindi una slegata, una legata, una con la legatura diretta, una con la legatura indiretta, per vedere quanto spazio vi occupa Sì. sul foglio. Quello vi dà anche quello un parametro per capire quanto spazio deve esserci tra una lettera e l'altra, quanto spazio di manovra ci deve essere fra una legatura fra la legatura di una lettera e l'altra, se decido di utilizzare una determinata variazione piuttosto che un'altra. Non so, mi piace ragionare su queste cose. Ma hai notato per esempio che se hai poco spazio e vuoi starci dentro uno spazio piccolino, devi raddrizzare la scritta? Perché Sì. se più tu la inclini, più ti prende spazio, no? Quindi, Esatto. sono tutte cose con cui magari ci si scontra, no, però insomma, si sbatte un po' il naso contro il muro, no? Minimo. Si fanno delle prove, si sbaglia. Però ecco, il fatto di fare degli errori non ci deve lasciare, come dire, non lo dobbiamo prendere sotto gamba. Io direi che anche gli errori vanno accolti come una risorsa preziosa. Assolutamente sì. No? Che se uno pensa, allora io ho fatto la prova, ho cercato di farlo con le legature dirette e indirette per vedere, ho cercato di mantenere sempre la stessa larghezza, insomma, lo stesso ritmo, più o meno ci sono riuscita. Qui sono partita perché la mia stanghetta parte qua, quindi mi sono mangiata un pochino. Diciamo che però da dove è finita l'ultima stanghetta a qua, vedete Esatto, hai bene che avuto bisogno di più ho spazio di manovra. aumentato, esatto, non c'è un solo spazio qua, direi che ce ne faccio entrare due, quindi ho avuto bisogno di un altro spazio ulteriore. Quindi questo per farvi capire che io addirittura sono stata anche tanto più stretta di quanto avrei dovuto, perché questo è un pochino esagerato, e anche qua.
Però serve proprio più spazio con le legature indirette, no? Ma ci devo pensare bene per fare questa cosa e ci devo pensare prima per arrivarci dando il tempo al cervello di dare il comando alla mano di eseguire quel tratto, quella forma. È importantissimo. Allora, in tutto questo si sono fatte già le 10 meno un quarto. Mamma mia. Sì, quindi io direi che se non ci sono. Aspetta, vediamo qua. Potresti mostrare la legatura tra la N e la D? Grazie, Federica. N e D. Io usando lo scheletro dell'italico vedo solo una legatura diretta. Beh, sì. Perché se faccio la legatura indiretta cado in un altro stile. Questa. Punto. Per me, se mi sposto da questa qui, non faccio più l'italico. No. Questa è la sola e unica opzione. Poi magari, boh, siamo aperti a conoscere cose diverse. Quindi se vi viene in mente qualche modo creativo, senza stravolgere lo scheletro dello stile, io sono molto interessata. Fateci sapere, sì. E le pubblicate, taggate e cominciamo a scambiarci informazioni. Ok. Marta, che dici? Torniamo a guardarci in faccia. Sì, aspetta che devo fare tutti i miei guai qua con. Allora, trick, vediamo. Eccoci, mamma mia. Ok. Dunque, hai un matitone alle spalle bellissimo. Sì, sto iniziando a dare un po' di forma a un po' di Bello. scaffali. Insomma. Bello, bello, bello. Bene, allora stasera abbiamo fatto un pochino più di cose tecniche e ricordiamoci, anche se non riesce stasera Marta a mettere il link, domani, insomma, al più tardi, dopodomani, facciamo un copia e incolla, facciamo la modifica della descrizione, lo trovate. Ricordatevi della lettera di presentazione. Quindi. Scritta a Chi vuole? mano Sì. perché è una cosa che secondo me resta impressa. In un mondo in cui in quel contesto magari tutti tendono a scrivere in digitale, scrivere computer, eccetera, ricevere qualcosa di tangibile, di fatto a mano. Anche in Sì. quel Sì, contesto ha, secondo me, un grosso valore aggiunto. sì, sì, sì. Poi magari per chi non ci ha seguito dall'inizio, non ha voglia di tornare indietro, eccetera, Marta, potremmo anche ripetere che noi abbiamo iniziato tutta questa cosa utilizzando un esemplare di Paul Show che è disponibile sul suo sito web. Se non sapete chi è Paul Show, andate a studiare e non si riesce più a scaricare, nel senso esiste il link ma non funziona più. Da dei Ci problemi. abbiamo provato, sì, in tutti i modi, però lo abbiamo il PDF perché era stato scaricato anni fa e stava nelle biblioteche digitali. Lo Quindi ci scrivete e ve lo mandiamo. nominiamo nelle prime puntate, però lo riprendiamo e lo rifacciamo vedere sia nella parte monolinea che nella parte proprio punta tronca, nella puntata numero 7. Me lo ricordo perché abbiamo risposto a un commento su YouTube, sul canale YouTube in cui ci Perfetto, chiedeva. perfetto. Nella puntata numero 7 potete trovare, rivedendola, potete vedere noi che vi facciamo vedere quali sono le pagine. C'è il link, ma come diceva Cecilia,
sta dando dei problemi, quindi scriveteci che sicuramente abbiamo il modo per farvelo avere. Per i nerd della cosa, questa pubblicazione, questo PDF gratuito di Paul Shaw, che deriva da una dispensa di un corso che ha fatto lui N mila anni fa, esisteva prima di tutti i manuali che sono usciti recentemente con varie cose, tali come monolinea, tutte quante queste belle cose. Quindi una garanzia, fidatevi. Bene. Ok, Detto questo. stasera abbiamo dato tante belle informazioni, Sì, spunti su cui riflettere. intanto cominciate a far girare le rotelle per questa cosa del progetto del francobollo o dei francobolli, insomma. Adotteremo questo metodo delle domande, magari anche qualche giorno prima della diretta di martedì prossimo, Ci conviene, così se davvero avete qualche domanda, ricordate che nessuna domanda è banale, fatecela nel campo, vedremo assolutamente. nelle storie, Cecilia, così abbiamo modo di affrontare davvero con calma tutti gli argomenti Sì. E al poi martedì. magari anche delle cose, come dire, che ci mettono in difficoltà. A me piacerebbe trovare delle domande che mi mettono in difficoltà, perché poi ti costringono ad andare a fare delle ricerche, a documentarti, a vedere, eccetera. Mi piacerebbe proprio venire in diretta e dire: guardate, sono andata a studiarmi questa cosa, ho trovato questo, questo e questo, che parlano dell'argomento, dicono questa cosa, e è un momento di studio anche tutti insieme, no? Si condividono le risorse e si fa tutti insieme, scambiandoci delle informazioni. Un ragionamento tutti insieme. Sì, No, è sì. una cosa interessante questa. Ok. Va bene. Impegnatevi nelle domande, sì. Brava Elena, Ok, impegnatevi. va bene. Ok. Allora, ragazzi, buonanotte a Grazie tutti. a tutti, Alla buonanotte. settimana Alla prossima e grazie della prossima. compagnia. Ciao. Ciao. Marta salva la diretta. Sì, la salvo, la salvo. Ciao.